Io mi sono probabilmente distratta nell'ultimo passaggio della mozione, quella che è stata aggiunta alla fine, quindi di questo me ne rammarico. Perché dico questo? Perché di norma l'intitolazione di una scuola a qualcuno parte da una richiesta della scuola stessa, quindi l'iter è più o meno questo. Quindi è la scuola che propone all'USR e quindi all'ente, in questo caso Roma Capitale, di procedere a intitolazione della scuola. E quindi lì poi si avvia tutto un percorso burocratico, chiamiamolo così. Però ecco, apprendo almeno da quanto è stato detto nel corso dell'intervento che c'è una raccolta firme, questa raccolta firme ha sostanzialmente avuto un qualcosa di concreto, insomma, quindi non è un'ipotesi di raccolta firme, ma è un qualcosa di veramente concreto. Quindi credo che nel rispetto dell'iter il segnale dell'Assemblea Capitolina può essere sicuramente, come dire, può anticipare in qualche modo quello che è la procedura. Quindi è un abbreviare il percorso. Per cui nulla in contrario a votare favorevolmente la mozione.